Arche, ad Ascoli Piceno, il salotto d'Italia, e oggi ti mostrerò le 13 più belle attrazioni che non dovrai perdere se vieni qui. Ascoli Piceno deve il suo aspetto unico al marmo di travertino, che sin dalle sue origini è stato il materiale più usato per costruire i palazzi più importanti, chiese e case signorili. La prima cosa che visitiamo è Piazza del Popolo, il cuore della città, e conosciuta come il Salotto d'Italia. È interamente lastricata in travertino. Un tempo su questa piazza si affacciavano le antiche botteghe medievali, che poi sono state ingentilite con degli archi diversi uno dall'altro, visto che anche i lotti lo erano. La città ha delle bellissime mura merlate, che un tempo venivano utilizzate per asciugare i vari prodotti artigianali, tra cui pelli, lana e seta. Piazza del Popolo, prima dei lavori del 1500, era il luogo di lavoro degli scalpellini, che qui tagliavano i blocchi di travertino per costruire la vicina chiesa di San Francesco. Per questo motivo, anticamente, la piazza era chiamata delle schiaie, cioè le scaglie di scarto del travertino. La nostra seconda tappa è lo storico Caffè Meletti, in stile Liberty, aperto nel 1907, frequentato da personaggi celebri e punto di ritrovo culturale. Ascoli è stata fondata 1600 anni prima della fondazione di Roma. Posizionata sulla via Salaria, collegava le saline del Tevere a quelle della costa adriatica. Nel 299 a.C. Ascoli si alleò con i Romani e durante il regno di Augusto si arricchì di templi, ponti e fortificazioni. Sulla piazza il Palazzo dei Capitani del Popolo, che nasce come una corporazione di artigiani, costruito tra il 1200 e il 1300, durante il periodo di massima espansione della città, e oggi sede del comune. Ad Ascoli si svolge nel mese di agosto la Quintana, una rievocazione storica cui partecipano i sei sestieri della città. Ecco la chiesa di San Francesco e la sua facciata gotica. Venne edificata proprio in onore del santo che venne in visita qui. La chiesa è tra i monumenti che delimitano, insieme al Caffè Meletti, al Palazzo dei Capitani del Popolo e alle botteghe artigiane, la Piazza del Popolo. Il poverello di Assisi venne ad Ascoli nel 1215 e una comunità di giovani ascolani seguì la sua parola, costituendo la prima comunità di frati minori. La quinta attrazione. Dal passetto arriviamo in piazza Arringo, dove in epoca medievale si svolgevano le arringhe. Infatti era uno dei ritrovi politici e sociali della città, un po' come a Roma per il Foro Romano. E andiamo verso la sesta attrazione. Ecco il Duomo di Sant'Emidio, sempre costruito in travertino bianco. Sant'Emidio è stato il primo vescovo di Ascoli e patrono della città. Sono a lui dedicate la cattedrale e Sant'Emidio alle grotte, dove fu sepolto. La cattedrale è la principale della città. Conservata qui la Sacra Sindone di Arquata del Tronto, trasferita nella cattedrale in seguito al terremoto del 2016. Nella cripta sono custodite le reliquie del patrono. Questo spazio in epoca romana era occupato dall'antica Basilica del Foro, edificata nell'XI secolo per ospitare le spoglie di Sant'Emidio, che provenivano dalle catacombe, dove oggi sorge il tempietto di Sant'Emidio alle Grotte. E questo è il Teatro Ventidio Basso. In epoca medievale, ad Ascoli, sorgevano 200 torri gentilizie,
ma molte sono andate distrutte oppure trasformate in campanili delle chiese o inglobate nelle case. Ancora oggi Ascoli è conosciuta come la città delle 100 torri. In Piazza Roma merita una visita la chiesa di Santa Maria della Carità, chiamata anche della Scopa, dal nome della confraternita i cui membri si procuravano punizioni corporali con fruste a forma di scopa. Risalente al XIV secolo, da qui partivano i cortei dei condannati a morte verso il patibolo in Porta Tofilla. E questa è la Porta Romana. E questo è l'antico Teatro Romano. La nostra decima attrazione. Questa è la passeggiata panoramica Rua delle Stelle. La Rocca Malatestiana, fortezza maestosa del 1500, oggi è sede del Museo dell'Alto Medioevo. Ed ecco la tredicesima e ultima attrazione, il Ponte di Cecco o del Diavolo. Ascoli è una città veramente ricca di arte e di storia, e quindi certamente la consigliamo. Da Ascoli Piceno è tutto, iscrivetevi e alla prossima! Ciao!